come ottenere a casa dei croissant meravigliosi proprio come questo. Ragazzi, è qualcosa di incredibile. Voi non andrete più a mangiare i croissant al bar, perché poi nei bar, in tantissimi locali, sono industriali, di bassa qualità. Vi invidieranno perché potrete mangiare un prodotto spaziale direttamente a casa vostra. Ne potete fare anche tanti, congelarli e farli durante la settimana a colazione oppure magari nel weekend. Adesso che si avvicina San Valentino, a maggior ragione, magari sarebbe il caso di farli. Io voglio proprio insegnarvi tutto quanto, tutto quello che so, per poter farvi ottenere un prodotto davvero commovente, sì. Ti puoi emozionare senza problemi a mangiare una cosa del genere. Quindi oggi lezione di viennoiserie, croissant, però vi spiego altre due o tre chicche per ottenere dei prodotti apparentemente diversi, che però in realtà sono fatti più o meno allo stesso modo e sono magari un pochino più ricchi, ecco, ci sono delle cose in più. Guardate tutto il video, poi come sempre potete vedere la ricetta scritta e tutti gli altri consigli, magari che ogni tanto mi dimentico di dirvi qua, direttamente sul blog. E vi lascio qua sotto il link. Oh, io vi spiego tutto, per filo per segno. Vedrete che alla fine direte anche voi: beh, pensavo peggio. Ci scommetto. Per fare la pasta dei croissant servono due elementi: il pastello e il panetto. Il pastello è un impasto molto simile a quello del pane, diciamo così, mentre il panetto è del burro, sostanzialmente del burro. Basta, non c'è altro. Per fare il pastello io vi consiglio di fare un polish, che è un impasto che serve per dare una spinta maggiore ai nostri croissant. Il polish lo si fa semplicemente scaldando, intiepidendo proprio appena appena del latte, lo si versa in una ciotola con all'interno del lievito di birra, si mescola il tutto, a seguire si aggiunge della farina che viene mescolata con un cucchiaio, dovete mescolare veramente per tipo 20 secondi e il nostro polish l'avete fatto. E lo lasciamo lievitare per tipo 2 ore temperatura ambiente, fino a quando il volume come sempre si è raddoppiato. Dopo queste 2 ore possiamo già fare il pastello, quindi nella ciotola della planetaria oppure in una ciotola solita se impastate a mano possiamo mettere il polish dentro, ve lo versiamo, aggiungiamo il lievito di birra sbriciolato, ce ne serve ancora un po', e amalgamiamo con il gancio, ma in realtà sarebbe meglio usare la foglia sin da subito, io sono pazzo, mi sono scordato e ho messo prima il gancio e poi vedrete che userò la foglia. Potete ovviamente usare la foglia da subito, io non ci ho pensato, ero sovrapensiero e ho utilizzato il gancio prima e poi ho cambiato, ho usato la foglia, vabbè. Ci dà un risultato migliore dal punto di vista della stimolazione del glutine e anche riusciamo ad amalgamare proprio meglio l'impasto, non si scalda troppo, è pazzesca, la foglia la amo davvero. Versiamo metà del latte che abbiamo a disposizione, deve essere appena appena ma veramente poco intiepidito. Uniamo anche gli zuccheri, zucchero bianco e zucchero di canna. Lo zucchero di canna regala un aroma migliore, più buono, filino caramellato, che buono. Versiamo anche il miele, che anche questo contribuisce a creare un aroma migliore. Nell'impasto di croissant non ci sono uova e nemmeno aromi, quindi in vaniglie e cose sarebbe meglio non metterli per essere più coerenti con l'impasto tradizionale. Fatto questo, versiamo tutta la farina e io qua mi soffermo perché lo sapete che collaborando con Petra io ancora di più ci tengo a soffermarmi su questo dettaglio. Ragazzi, la farina che uso è la Petra 0101 HP, che ci permette, grazie al fatto che ha una percentuale di grano germogliato, di avere una crosta del croissant migliore, molto sottile ma molto croccante, ben sviluppata, e soprattutto questi croissant non pesano niente. Cioè tu li sollevi, puoi assolutamente utilizzare un dito, il problema è che sul dito non sta in bilico, ma potresti tranquillamente utilizzarlo. È una farina di grano tenero, di tipo 1, di grandissima qualità e con anche una buonissima percentuale di proteine, che ci permette davvero di ottenere un impasto elastico, ben sviluppato, pazzesca. Ovviamente questa farina la potete trovare nel loro shop, vi lascio anche in questo caso il link qua sotto. Impastiamo per appena 20 secondi, uniamo già il sale e terminiamo con il latte rimanente e anche il pochissimo burro fuso che va in questo impasto. Dopo veramente altri 20 secondi dal momento in cui abbiamo amalgamato il burro, spegniamo la macchina, copriamo con un coperchio oppure della pellicola o un canovaccio inumidito e lasciamo riposare per 30 minuti. In questo modo l'impasto un pochino si formerà da solo e noterete poi dopo che quando sarà ora di amalgamare ancora questi ingredienti, perché ovviamente vedete che l'impasto non è ancora ben formato, ecco, la planetario o le vostre mani faranno
faranno molta meno fatica ad ottenere un impasto perfettamente liscio, ben sviluppato, con una bella maglia glutinica. Questo qua è un grande segreto per ottenere un prodotto alveolato bellissimo. Lo facciamo lavorare proprio quei 10 minuti abbondanti, anche fino a quando vediamo che, prendendo un pezzo di impasto e tirandolo un po', rimane elastico, rimane bello teso. Fatto questo, basterà prendere l'impasto, lo mettiamo un attimino sul piano da lavoro coperto con una ciotola oppure anche un canovaccio, lasciamolo riposare per circa 20 minuti e nel frattempo ci dedichiamo al panetto, perché noi non vogliamo stare con le mani in mano, vogliamo darci da fare. Quindi questo burro che deve avere le misure di 20 x 20 cm. E come facciamo? È semplicissimo, basta prendere intanto il burro che ci serve e tagliarlo a pezzi. Successivamente, su un foglio di carta forno, ci disegniamo un quadrato con una matita 20x20, rovesciamo il nostro foglio in modo tale che poi la matita non vada a contatto con il burro, ci prendiamo un altro foglio, in questo modo con questa squadra o con un righello piegate la carta in modo tale da agevolarvi già sulla piegatura poi della carta stessa, perché poi vedrete che dovremo fare proprio una sorta di pacchetto regalo con all'interno il burro. Ok, una volta fatto questo prendiamo il burro, lo sistemiamo bene in modo ordinato sul nostro quadrato, copriamo con l'altro foglio, facciamo questo pacchetto regalo e poi con il mattarello iniziamo a pressare bene fino ad ottenere il nostro quadrato. Cercate di stenderlo in modo omogeneo, nel senso che tutto il quadrato deve avere più o meno la stessa altezza, e lo lasciamo in frigo, ok, a riposare, a rassodarsi molto bene. Ora prendiamo di nuovo il nostro pastello, facciamo delle pieghe veloci, gli diamo una forma un pochino allungata e poi lo mettiamo sulla carta forno con un velo di farina sotto e un velo di farina sopra, copriamo con pellicola e lo lasciamo lievitare per circa 12 ore in frigo. Quindi questo processo si fa sempre il giorno prima, la sera prima. In questo modo abbiamo un impasto che avrà una lievitazione lenta, che è la lievitazione migliore assolutamente, si raffredderà nello stesso tempo e acquisirà degli aromi migliori. Aspettiamo il giorno dopo, prendiamo l'impasto, cospargiamo il piano da lavoro con della farina e lo stendiamo delle dimensioni di 20x40, perché un lato deve essere il doppio del panetto di burro, quindi abbiamo detto che quello deve essere 20x20, ok? Raggiunte queste misure, il panetto di burro deve essere messo nella parte inferiore. Tagliamo a metà il pastello steso e la parte che non ha il burro sopra la mettiamo sopra il burro. Compattiamo bene, cerchiamo di cucire tra virgolette i bordi in modo tale che non esca il burro e iniziamo a stenderlo per il senso della lunghezza fino a raggiungere le dimensioni di 60 cm. Le dimensioni della larghezza devono essere le medesime. Una volta steso, probabilmente dobbiamo togliere delle parti in eccesso di pasta. E come le riconosciamo? Semplicemente tastando proprio con un tarocco o un coltello l'impasto. Se notiamo che c'è un ripieno dentro un po' consistente, significa che c'è il burro e quindi quella parte di impasto la teniamo. Altrimenti, cercando di dare comunque una forma regolare, togliamo la pasta in eccesso che non ha avuto la possibilità di essere arricchita dal burro. Questo ovviamente non si butta, ci possiamo fare una focaccia dolce strepitosa oppure dei panini al latte. Io ad esempio prendo tutti i ritagli, li lascio lievitare per tipo 2-3 ore in una teglia con carta forno e poi lì in forno esce un panino al latte sofficissimo che è perfetto per essere arricchito con qualsiasi cosa voi vogliate. Nel frattempo, per sostenere questo video, se vi sta piacendo mettete like, condividetelo, anche perché in questo modo potreste invogliare gli altri a fare i croissant per voi se non avete voglia di farli voi, oppure comunque a far conoscere una ricetta che secondo me è davvero definitiva per ottenere un risultato strepitoso a casa. Grazie se mi sostenete. Iniziamo con la piega 4, che è la prima piega che facciamo per avere le nostre sfoglie meravigliose. Prendiamo la parte inferiore dell'impasto, lo pieghiamo, deve essere circa un terzo, un quarto addirittura rispetto alla lunghezza della nostra pasta. Tanto in queste fasi qua capite molto di più dalle immagini che dalle parole che dico. E poi la parte invece superiore, che è la maggior parte, la pieghiamo anch'essa fino proprio a baciare la parte della piega inferiore che abbiamo fatto. Terminiamo la piega 4 piegando nuovamente la parte superiore e come vedete abbiamo 4 strati. Lo riportiamo nella teglia che abbiamo utilizzato per far riposare l'impasto quelle 12 ore che avevamo detto prima durante la notte, no? Lo copriamo con pellicola e lo lasciamo in freezer per 15 minuti. Poi facciamo la piega 3, quindi togliamo l'impasto, lo stendiamo di nuovo cercando di dare le dimensioni di prima, 20 cm di larghezza per 60 cm
cm di lunghezza. Mi raccomando, la piega, che si chiama anche cintura, quella che fa proprio così, deve essere alla vostra sinistra, mentre le parti più corte devono essere la parte inferiore e la parte superiore. Tirate quindi con il mattarello, soprattutto per il senso della lunghezza, ma anche un po' per il senso della larghezza, cercando di non pressare troppo, perché ogni volta che voi fate questo processo il burro tenderebbe, se siete troppo aggressivi, a rompersi. Quindi è sempre meglio essere dolci, soprattutto all'inizio, quando iniziate a stendere. Se date dei piccoli colpetti inizialmente, riuscite a rendere il burro più plastico e quindi è molto meno probabile che si rompa. Ora facciamo la piega 3. Se serve, ogni volta che fate le pieghe, spruzzate un velo di acqua con uno spruzzino, perché in questo modo la superficie che si potrebbe asciugare nel mentre voi stendete l'impasto si inumidisce leggermente. Quindi un terzo di parte inferiore che si piega verso il centro, l'altra parte invece deve andare sopra la parte inferiore che abbiamo piegato. Copriamo ancora e questa volta la lasciamo in freezer per 15 minuti, ma poi in frigo per altri 15, perché ora la pasta deve raffreddarsi ancora di più per essere stesa l'ultima volta e fare i croissant. Ultima volta di stesura, le dimensioni di 40 x 45 cm. Siate un pochino abbondanti, anche perché la pasta, essendo un po' elastica, potrebbe tendere a rimpicciolirsi lievemente, quindi se siete un po' abbondanti è meglio. Cerchiamo di dare una misura bella regolare, che è importante, un bel rettangolo, quindi anche in questo caso gli scarti che ottenete basterà semplicemente conservarli e farli lievitare e ottenere delle sfoglie meravigliose anche da mangiare così. E diamo la forma ai croissant, quindi dividiamo la sfoglia in 4 per il senso della larghezza. Questi 4 rettangoli che abbiamo formato li tagliamo di nuovo in modo obliquo, in modo tale da formare dei triangoli rettangoli. Facciamo anche geometria in questo video, ok? E formiamo proprio i croissant. Quindi prendiamo la pasta, la dilatiamo leggermente e ora lo avvolgiamo su se stesso in modo da formare proprio la classica forma. La punta deve stare bene sotto e schiacciatelo un po' in modo tale che durante la lievitazione non tende a sollevarsi. Disponiamo i nostri croissant nella teglia, nelle teglie, anzi, perché è meglio metterne 4 per teglia. Carta forno, ovviamente, qui continua a scivolare e ora andiamo in forno a lievitare, con il forno però spento, mi raccomando, perché altrimenti la luce accesa potrebbe troppo scaldare l'ambiente e se supera la temperatura dei 28 gradi il burro all'interno inizia a sciogliersi e questo non va bene, perché non otteniamo la sfogliatura che noi vogliamo. E allo stesso tempo però l'ambiente deve essere umido, quindi noi, prima di metterli nel forno, prendiamo un pentolino, lo riempiamo di acqua, la facciamo bollire. Una volta che bolle, la mettiamo sulla base del forno in modo tale che l'ambiente è bello umido. Quindi i croissant, quando vanno dentro, sono super contenti perché sapranno che non si seccano in superficie, allo stesso tempo lievitano nel modo ottimale. Nel frattempo noi ci saremo preparati una soluzione di tuorlo d'uovo e panna fresca. Una volta che sono belli lievitati, devono raddoppiare il loro volume, li spegniamo, ok, in modo perfetto, preciso, che così sono molto belli, e poi aspettiamo che il forno raggiunga la temperatura di 220 gradi in modalità ventilata. Una volta raggiunta, prendiamo la teglia, ok, una teglia alla volta, dobbiamo comunque muoverli in modo delicato, mi raccomando. Apriamo lo sportello, mettiamo dentro la teglia e anche 3 cubetti di ghiaccio, che permetteranno soprattutto all'inizio di mantenere umido l'ambiente del forno e quindi aiuteranno ancora di più a sviluppare bene il croissant. Abbassiamo immediatamente la temperatura a 170-175 gradi e lasciamo cuocere per 22 minuti o comunque fino a quando la colorazione corrisponderà a quella che vedete in video, quindi bella, color mog non devono essere, ecco. Se volete cuocere tutte e due le teglie di croissant assieme, potete farlo tranquillamente. L'unica cosa che vi chiedo è quella di aumentare la temperatura del forno quando si preriscalda a 250 gradi, perché ovviamente, dovendo infornare 2 teglie, è molto più facile che la temperatura del forno tenda a calare rispetto a quando ne mettete dentro una sola. I croissant saranno pronti, basterà disporli, una volta che si saranno raffreddati quei 2-3 minuti, su una gratella, e poi dopo 20 minuti saranno prontissimi per essere degustati o anche congelati, perché io di solito ne faccio tanti apposta in modo tale che poi una buona parte li posso congelare. Quando li scongelate io li passo sempre per tipo un minuto in microonde, ma anche meno in realtà, e poi se voglio dargli una nota croccantina, tutt'al più li metto anche nella friggitrice ad aria a 160 gradi per pochissimo, oppure anche nel forno. Invece se li lasciate a temperatura ambiente, quindi li dovete semplicemente
semplicemente rinvenire, basterà metterli nella friggitrice ad aria o anche nel microonde o nel forno, quello che volete, per ancora meno tempo, fino a quando insomma raggiunge la consistenza che volete. Sappiate comunque che il croissant deve essere un po' tiepidino quando lo mangiate, perché è molto più buono, perché il burro ovviamente, essendo tiepido, è più morbido e quindi anche il croissant stesso sarà più morbido. Con questa pasta comunque ci potete fare un sacco di cose, è la base dei croissant, ma è anche la base dei pain au chocolat, è anche la base di tantissime girelle, di tantissimi della torta di rose sfogliata, potete farla assolutamente, dei cinnamon roll sfogliati. Ad esempio, per fare i pain au chocolat basterà, invece che dare la forma a triangolo, date la forma a rettangolo e ci incastonate dentro i due pezzi di cioccolato fondente. Io addirittura prendo proprio la barretta, non è che formo i fiammiferi in casa, prendo la barretta, la taglio in modo tale che ci stia dentro ad ogni rettangolo, una volta lievitati li spennello e poi li inforno. Per tutti questi consigli anche del pain au chocolat io vi lascio al blog, basta che appunto clicchiate sul link e li potete fare in versione salata con dentro emmentaler e prosciutto cotto, che sono una bomba. I croissant invece potete tagliarli a metà e farcirli con salmone, crème fraîche oppure il formaggio spalmabile e magari della rucola o della valeriana, oppure li potete pressare un attimino e formare una sorta di bruschetta. Un ultimo consiglio, provateli anche con il frangipane. Dovrete tagliare il croissant, lo bagnate con dello sciroppo di zucchero aromatizzato al rum, frangipane, chiudete il croissant, ci mettete sopra ancora del frangipane e delle lamelle di mandorla. Per la ricetta del frangipane anche questo caso vi consiglio di andare sul blog. Spero di avervi spiegato tutto. Se avete delle domande, mi raccomando, buttatevi, nel senso scrivetemele sotto nei commenti che io cercherò di rispondere. Sono proprio convinto che questa ricetta vi farà molto felici e sarà la ricetta che più vorrete fare quando avete voglia di qualcosa di buono a colazione, ma anche a merenda, ma anche all'ora dell'aperitivo, soprattutto in versione salata, con un calice di bollicine sono pazzeschi. Se la provate a fare, mi raccomando, taggatemi su Instagram o su Facebook, che mi fa sempre molto piacere. Poi su Instagram trovate altre idee che vi possono interessare. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti. Qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog. Vi ho detto che trovate il... Oh raga, fortunatamente avevo detto tutto, ma mi si è spento il microfono proprio al momento del saluto, quindi io vi dico au revoir per rimanere coerenti con questa ricetta e buoni croissant a tutti quanti. Ci vediamo alla prossima. Ciao.